Buonasera a tutti, benvenuti. Diciamo benvenuti al pubblico ben inteso, ma anzitutto ai nostri ospiti, e abbiamo un cast questa sera di grande livello, a cominciare dall'autore del testo messo in scena dalla compagnia di Beppe Rosso, che è qui con noi, l'autore Matej Wisniec, qui presente con noi, con il professor Puccini, che è venuto apposta da Bologna, docente al DAMS di Bologna, il professor Armando Petrini dell'Università di Torino, che conduce l'incontro, e mi viene da dire la partecipazione straordinaria di Domenico Quirico, che sul tema dei migranti ha certamente un punto di vista e una testimonianza di frontiera di primissima mano, e quindi siamo grati a tutti di aver accettato di partecipare a questo nostro incontro sullo spettacolo che ha debuttato ieri sera. Troppi ormai su questa vecchia carta, prodotto e interpretato dalla compagnia di Beppe Rosso. Do la parola al professor Petrini, che farà una breve introduzione e che sarà lui il conduttore di questo incontro organizzato d'intesa con la compagnia di Beppe Rosso dal Teatro Stabile di Torino con l'Università, per il ciclo retroscena sottolinea, in qualche modo fa degli approfondimenti agli spettacoli più significativi del cartellone del Teatro Stabile. Grazie a tutti, benvenuti a tutti. Questo incontro di retroscena è un po' particolare, un po' diverso da quelli a cui siamo abituati. Parliamo sempre di uno spettacolo in programmazione allo Stabile con chi lo spettacolo l'ha fatto. E in questa occasione invece, come diceva Pietro, grazie al lavoro che ha portato a Gobetti, che in questi giorni a Gobetti, Beppe Rosso, siamo in grado di fare una discussione molto più ampia appunto di quella pur interessantissima, infatti, in questo caso dello spettacolo, ma di parlare di altro, perché appunto abbiamo l'onore di avere con noi Matej Wisniec, che conoscete tutti, ma insomma è un drammaturgo, un poeta rumeno naturalizzato francese, che ha una produzione drammaturgica da piuttosto consistente e molto rappresentato, e credo che questo lavoro invece sia la prima volta che viene rappresentato certamente in Italia. È un testo molto recente, scritto l'anno scorso. Chi ha già visto lo spettacolo capisce molto evidentemente che è un testo molto recente, e quindi insomma abbiamo intanto la presenza di Wisniec. Poi appunto con noi il collega e amico Gerardo Puccini del glorioso e mitico DAMS bolognese, Domenico Quirico, che conoscete tutti bene, che scrive sulla Stampa, che si occupa di temi molto vicini al tema affrontato da questo spettacolo, anche di tante altre cose, ma in particolar modo ha pubblicato recentemente il libro che tra l'altro è segnalato in questo incontro, che è Esodo, pubblicato da Neri Pozza, che è un libro di cui ci parlerà, che lo ha visto coinvolto in prima persona nei temi di cui parliamo, cioè le ondate migratorie, e poi naturalmente però so che il regista, l'interprete, insieme agli altri attori che sono qui presenti di questo lavoro, che probabilmente non tutti voi avete visto perché è debuttato ieri sera, quindi può darsi che ci sia anche presente in sala, teniamo conto di qualcuno che non ha visto lo spettacolo. E io partirei proprio da Beppe Rosso. Appunto, non so quanti di voi hanno visto lo spettacolo, ma adesso Beppe ci racconterà un po' anche la genesi di questo incontro, oltre che di questo lavoro. Io come spettatore ho visto il lavoro ieri sera, quindi una prima riflessione molto a caldo. Devo dire che lo spettacolo di Beppe Rosso è uno spettacolo la cui forse caratteristica prima che salta agli occhi è l'estrema asciuttezza. Uno spettacolo molto essenziale, molto asciutto, sia dal punto di vista della messa in scena proprio, anche dal punto di vista della recitazione loro, e questo è una cosa che salta molto agli occhi anche a fronte
del carattere, come dire, potenzialmente fortemente emotivo di quello che viene raccontato. E quindi questa caratteristica mi sembra forse quella che salta agli occhi subito, ecco. Partirei da quello che vuoi per raccontarci un po'. Forse questo più vuoi. Questo, bene. Allora, questo spettacolo, abbiamo pochissimo tempo, quindi... Sì, purtroppo. Come nasce questo spettacolo? Io ho già allestito un testo di Matei, che attenzione alla vecchia signora corrosa dalla solitudine, e Matei vide il testo e gli era piaciuto moltissimo, diventammo amici. Abbiamo fatto anche un viaggio insieme in Moldavia, perché l'idea era quella di scrivere un testo sui rumeni italiani. Ce ne sono 1.500.000 circa in Italia, ed è un fenomeno curioso. E ci eravamo lasciati con l'idea di scrivere, che lui dovesse scrivere. Poi, preso da urgenza, mi telefono, no, sento che è più importante in questo momento qua scrivere su questo fenomeno dell'immigrazione. E ha cominciato a mandarmi dei testi a frammenti, e io ho visto che erano molto interessanti e ho proposto al Teatro Stabile questo allestimento. È stato accettato, il testo è stato finito a marzo del 2016, so che sarà allestito, è stato allestito una volta in Francia quest'autunno, ma sarà allestito, mi diceva, in Germania, in Portogallo, in Grecia e forse in Moldavia, in Romania, quindi per dire la vastità di questo testo. E ho già perché poi alla fine ho detto sì, questo testo è interessante, perché credo che questo fenomeno dell'immigrazione, che è il fenomeno che il nostro continente, la nostra area del mondo, voglio dire, sta vivendo in questo momento come il maggior dramma, rischia di far spaccare l'Europa, non mi dirò un po', ma è il dramma che quotidianamente i mass media ci pongono. E allora credo che l'arte si deve confrontare, in questo caso il teatro, si deve confrontare con i temi importanti della società. Il teatro è nato così, in Grecia in realtà quando è nato il teatro affrontava in modo metaforico e a volte in modo più diretto quanto succedeva sul lagone dell'agora politico. Allora il teatro si deve confrontare, perché poi il teatro sempre si è nutrito dei conflitti, è utilizzato i conflitti, si è nutrito per trovare da un lato nuovi linguaggi, ma anche per far capire e vedere le sfaccettature umane che stanno dietro i conflitti. Non per niente Matei in un suo scritto ha detto: ci troviamo di fronte a una grande tragedia come nel teatro greco. In realtà ci sono delle similitudini, anche qui una cosa ineluttabile, e la risoluzione dipenderà solo dalle prese di posizione degli eroi, tra virgolette, e dal fato. E il fatto qua gioca una parte importante, no? E quindi questo ha fatto sì che ha detto no, è importante mettere in scena questo testo. Poi ho incontrato Esodo, il libro di Domenico, e la cosa incredibile è che ci sono tra questo libro che ha scritto Domenico Quirico e il testo delle analogie impalpabili ed incredibili. Ve ne cito solo due, ma di più ce ne sono, e allora ho detto bisogna farle incontrare in qualche modo. La prima è che una visione comune che detta in pochissimo, brevissima, con una brevissima frase, è che quello che stiamo vivendo non è una situazione emergenziale, ci viene portata così, in realtà è una conseguenza della globalizzazione del mondo, è una cosa che durerà, è una specie di rivoluzione di cui l'Europa non si è ancora reso conto, ma è una rivoluzione ineluttabile, come tutte le rivoluzioni, ha del tragico e ha delle cose molto belle e interessanti. Questa, l'altra analogia è sulla modularità, cioè la struttura narrativa. In tutti e due i testi, per riuscire a comprendere questo fenomeno che è così complesso, si utilizza in un sistema modulare, moduli, no? Quasi come se solo
attraverso una serie di puzzle messi insieme si riesce o si tenta di cogliere in qualche modo questo fenomeno così complesso. Allora, date queste due analogie, ho pensato che sarebbe interessante sentir parlare, no, i due autori di Esodo e di Troppi ormai su questa vecchia chiatta, che detto in francese on est sur ce putain de bateau, che noi putain de bateau era impossibile da fare in italiano, allora, vecchia chiatta l'abbiamo tradotto. Se qualcuno ha qualche idea possiamo anche. Bene, io ti devo dire, l'ho detto. Grazie Beppe, aver chiamato in causa Beppe, oltre a Wisniewski, naturalmente, che ascolteremo fra pochissimo, anche appunto questo intreccio fra la lettura del testo drammaturgico e la lettura del libro di Quirico, che è appunto si titola Esodo. Io chiederei a lui di dirci qualcosa su questo, in particolar modo forse proprio su i due aspetti che richiamava Beppe, che anche secondo me sono più interessanti, cioè questo carattere strutturale che mi porta da un fenomeno dall'essere vissuto come eccezionale a invece un dato rivoluzionario, strutturale, e il tema della modularità del racconto. Quindi ti chiederei queste. Buonasera a tutti. Esulto per il fatto che il teatro si occupi della migrazione, nel senso che della migrazione normalmente si occupano i verbali di polizia, le circolari del Ministero degli Interni, un pochino gli economisti che devono valutare quante cifre del PIL ci costa e ci può portare, tutte robe che non mi interessano per nulla. Meglio subito chiarire che cos'è per me la migrazione e chi sono per me i migranti che mi interessano, per cui io, applicando un elementare principio giornalistico, ahimè un po' desueto, che è quello della immedesimazione e della condivisione, credo che siano anche due principi del teatro, ho accompagnato in vari momenti del loro viaggio, in mare nel 2011, da Zarzisa a Lampedusa, nel deserto, nel Sahel, dal Mali alla Libia, nei Balcani, in altri luoghi. Allora, per me la migrazione e i migranti appartengono ad un dominio etico-religioso, sono un'esperienza religiosa, mistica e politica, in questo senso veramente rivoluzionaria. Perché il migrante che mi interessa, nella bipartizione che facciamo ormai anche noi dei giornali, tra migrante utile e migrante inutile, a me il migrante utile non interessa, cioè gli sono vicino, certamente non lo ripudio, ma il migrante utile, quello che sa parlare inglese, che ha una laurea, che maneggia il computer, che si può impiegare, non dico da un giorno all'altro, ma da un mese all'altro, nel nostro sistema produttivo e nella nostra società, prima o poi trova posto. Il problema sono i migranti inutili, cioè quelli che noi cacciamo indietro perché non ci servono. Allora, il migrante inutile, quello che non ha nient'altro se non le sue braccia, quello che all'epoca dei marxisti veniva chiamato proletariato, perché la sua unica ricchezza era produrre figli, ma non conosce l'inglese, non conosce il francese, non conosce il tedesco o lo spagnolo, parla le lingue africane. Lingue africane, attenzione, non dialetti, il Bambara, il Pur, lo Swahili. In Africa lo parlano milioni di persone, ma chi di noi conosce il Bambara? O imparerà mai il Bambara? O il Pur, popolazioni nomadi, di pastori, di allevatori che vanno da un paese all'altro senza badare ai confini, migranti da sempre. Allora non mi può dire niente, non posso comunicare con lui. Non sa niente, se lo metto alla catena di montaggio, anche a compiere il gesto più semplice, che forse ormai non compie più nessuno, non so, fare un buco in una vite, non sa da dove cominciare,
non sa nulla, non lo posso impiegare. Sono quelli che noi tocchiamo con i guanti di gomma e ci mettiamo la mascherina. Quando arrivano a Lampedusa, a Pozzallo, a Kos o negli altri mille luoghi in cui scendono dalle loro caravelle di disperati. Allora li tocchiamo con i guanti di gomma perché hanno paura della contaminazione. Neanche gli animali tocchiamo più con i guanti di gomma. Abbiamo paura di sapere malattie, infezioni, pesti e altre cose del genere. Quello è il mio migrante, quello che scende dal barcone più o meno vivo, distrutto dall'esperienza di un viaggio che dura non come pensiamo noi, uno, due giorni, 20 ore, dura 2, 3, 4, 5 anni. Il migrante, prima di arrivare al mare, ha viaggiato per anni, camminando un piede dopo l'altro, un'orma dopo l'altra, sulle piste che attraversano il deserto, le montagne, le savane, le periferie della città dell'Africa o dell'Asia o del vicino Oriente. Allora scende dal balcone, si mette in fila come gli hanno ordinato, non ha neanche i vestiti perché glieli tolgono, gliene mettono degli altri, non ha niente, allarga le braccia e mi chiede, aiutami. Quello è il mio migrante, quello che io ritengo sia obbligatorio, non facoltativo, non è una scelta, è un obbligo, far entrare. Perché è il mio migrante? Perché io il migrante non gli chiedo di assomigliarmi come gli chiediamo noi, no? Lo sforzo che chiediamo al migrante è di diventare come noi. No, io lo guardo come la peste, questa prospettiva. Io voglio che resti ciò che è. Non vado a scrutare dentro di lui qualche barlume di qualche cosa che mi assomigli. Cerco dentro di lui ciò che si differenzia da me. Perché in quella differenza che lui mi porta uno straordinario tesoro, il tesoro rivoluzionario della scoperta delle mie bugie, della mia realtà, della mia ipocrisia di occidentale, di creatore dei diritti umani, di inventore della democrazia e di tutte queste belle cose. Allora quello è il mio migrante, quello migrante che immagino, spero, sia in questa pièce di teatro, purtroppo non ho visto, cercherò di vedere. Il mio rapporto con la migrazione è quello, ho viaggiato con loro, ho percorso i loro stessi, ma fisicamente del migrante, per poterne parlare, bisogna aver fatto quello che fa per scoprire il suo incredibile coraggio, l'energia con cui decide di partire da un posto a 3.000 km di qua e senza neanche sapere che cos'è il luogo da cui deve arrivare, perché sono nomi. I migranti non sanno dov'è Hamburgo, dov'è Milano e dov'è Oslo. Sono delle evocazioni magiche di posti come il Catai o le terme del prete Gianni. E non sa quanto impiegherà e cosa dovrà attraversare, chi incontrerà, i banditi, i jihadisti, i gendarmi, i soldati, i ladri, gli occidentali, tutte queste persone. Non lo sa e parte. È quello straordinario coraggio che mi lega indissolubilmente a lui, perché io forse non ce l'avrei. Io non ce l'avrei il coraggio di fare tutto questo viaggio. Posso fare un pezzo e poi riparare dal mio giacchettino, la mia identità precedente, tornare ad essere quello che ero, ma il coraggio suo non ce l'ho. Io, sapete, infatti non più la professione, è un anno che cerco di fare un dibattito con Salvini, preso come prototipo delle idee contrarie alle mie, no? Perché secondo me dibattere tra persone con la stessa idea è una cretinata, dopo 5 minuti siamo d'accordo, possiamo andare al caffè ed è finito tutto. Dibattere con qualcuno che ha le idee opposte alle mie. E la domanda che gli farei, purtroppo sfugge a questa cosa qua, c'era stato un tentativo a Crema, poi all'ultimo momento ha rinunciato. Gli chiederei, tu che dici che il migrante è un terrorista presunto, un saccheggiatore delle nostre ricchezze, un bandito potenziale, avresti il coraggio di partire 5 anni fa da un posto tremendo, perduto nella savana, e venire qui? Se ce l'hai, ti riconosco il diritto di insegnarmi cosa devo fare, altrimenti no. Parole di Domenico Quirico confermano quello che dicevo anche Perosso, cioè confermano l'estrema vicinanza dei punti di vista, poi magari sarò smentito, ma insomma, sono, sentendolo mi sembra di trovare la conferma di quello che diceva anche Perosso, cioè appunto dell'estrema vicinanza non solo delle cose dette, ma anche del punto di vista dell'approccio, eccetera.
Una cosa, per esempio, adesso chiediamo a Vicente di dirci, di parlare un po' del suo testo, del suo lavoro. Una cosa che è molto presente, lo dico come spettatore, nel suo testo, che c'era anche molto, mi sembra, nelle parole di Quirico, è questo doppio fuoco del problema, cioè c'è il dramma di chi migra e c'è l'estrema contraddizione, la lacerazione, tutte le problematiche di chi riceve, cioè il dramma, le contraddizioni dell'Europa in questo caso. Quindi ci sono due aspetti che si compenetrano, che in parte sono anche cose che diceva Quirico. Ecco, io, Beppe, vuoi aggiungere? No, sentivo in francese. Sì, Wisniewski appunto ci parlerà in francese e grazie all'aiuto di Gerardo, credo, non so neanche se è il caso di tradurre, ma se è il caso, sì, è il caso. Allora ci vediamo. Sì, sì, sì. Déjà, merci de nous accorder votre temps et votre intérêt pour cette pièce. Grazie per l'interesse e il tempo che accordate a questo lavoro. Merci a Beppe Rosso di m'aver incité à écrire cette pièce. Grazie a Beppe Rosso per avermi spinto a scrivere questo lavoro. J'écris des pièces depuis presque 45 ans. Scrivo testi da circa 45 anni. Et je me rends compte que j'écris pour chercher toujours l'humanité. Mi rendo conto di scrivere sempre per cercare l'umanità. La generosità e l'espoir. La generosità e la speranza. Je fais un travail de journaliste depuis presque 30 ans. Ho fatto lavoro di giornalista, da giornalista per circa 30 anni. En moi, il y a deux personnes, le journaliste et l'écrivain. In me ci sono due persone, il giornalista e il scrittore. Mais il ne voit pas le monde de la même manière. Ma essi non vedono il mondo nella stessa maniera. Le journaliste, gauche ou droite, je ne sais pas. Il giornalista, destra o sinistra, non saprei. Il est fatigué. È stanco. Désespéré. Disperato. Pessimiste. Pessimista. Le journaliste croit que le monde est fou. Il giornalista crede che il mondo sia folle. Que l'homme n'a aucune chance. Che l'uomo non ha nessuna speranza. Il y a trop de contradictions dans notre civilisation. Ci sono troppe contraddizioni nella nostra civiltà. On répète les erreurs tous les 30 ou 40 ans. Si ripetono gli stessi errori ogni 30-40 anni. L'homme n'arrive pas à sortir de la logique de la violence. L'uomo non arriva a uscire dalla logica della violenza. Et j'arrête ici. E mi fermo qui. L'écrivain. Lo scrittore. Il dit non, l'homme est quand même merveilleux. Dice no, l'uomo è quantomeno meraviglioso. C'est lui qui crée la beauté. È lui che crea la bellezza. C'est lui qui crée la poésie. È lui che crea la poesia. L'émotion. L'emozione. Il a de l'imagination. Ha dell'immaginazione. Il peut résoudre ses problèmes. Può risolvere i suoi problemi. Il est capable de surprise. È capace di sorpresa. Il faut encore lui faire confiance. Bisogna dargli ancora fiducia. Voilà la schizophrénie totale dans laquelle je vis. Ecco la schizofrenia totale nella quale io vivo. Alors quand je suis devant un phénomène comme la guerre en Bosnie, parce que j'ai écrit une pièce sur la guerre en Bosnie. Allora quando sono davanti a un fenomeno come la guerra in Bosnia, perché io ho scritto una pièce sulla guerra in Bosnia. Ou je suis devant un phénomène comme l'immigration. O sono davanti a un fenomeno come l'immigrazione. Le journaliste qui est en moi. Il giornalista che è in me. È intossicato dall'informazione. È intossicato dall'informazione. È vraiment, vraiment défiguré par l'impossibilité de comprendre. È veramente sfigurato quasi dall'impossibilità di capire. Allora il giornalista donne la matière à l'écrivain e lui dit tiens, essaie de comprendre toi. Allora il giornalista dà la materia, dà gli argomenti allo scrittore e dice tieni, cerca di comprenderli tu. E là il se passe un miracle. Je pense que e là succede un miracolo. Io penso che lo scrittore arriva a comprendere plus du détail. Arriva a comprendere più nel dettaglio. Plus le contraddizioni. Più contraddizioni. E même avoir un peu d'espoir dans la misère. E anche ad avere un po' di speranza nella miseria. C'est pour ça que je crois que ce phénomène de l'immigration, pour le comprendre, il faut la contribution de tous. È per questo che io credo che per capire il fenomeno dell'immigrazione occorra la collaborazione di tutti. Les politiques, les sociologues. Politici, sociologi. Les philosophes. I filosofi. Les historiens. Gli storici. Les géopolitiques. I geopolitici. Les artistes. Gli artisti, le public, il pubblico e aussi les immigrés
e les passeurs. E anche gli immigranti e coloro che li fanno passare. Dans ma pièce, j'ai voulu donner la parole à tous. Io nella mia pièce ho voluto dare la parola a tutti. Du mon point de vue, l'Europe est dans une métamorphose. Dal mio punto di vista, l'Europa si sta metamorfosando. J'ai l'impression que, de toute façon, l'Europe, dans 30-40 ans, va changer complètement. Ho l'impressione che in tutti i modi l'Europa in 30-40 anni cambierà completamente. Parfois, je trouve des philosophes qui parlent de l'époque post-occidentale. Talvolta trovo dei filosofi che parlano dell'epoca post-occidentale. C'est peut-être vrai. È forse vero. Il y a d'autres philosophes qui parlent de l'époque post-vérité. Ci sono degli altri filosofi che parlano dell'epoca dopo verità. C'est-à-dire que la vérité ne compte plus que le spectacle. Le spectacle compte plus que la vérité. E vale dire che lo spettacolo conta più della verità. Moi je crois que on est dans une époque post-occidentale, mais il faut quand même garder la vérité. Io penso che si sia in un'epoca post-occidentale, ma occorre non di meno conservare la verità. Pour moi, l'Europe doit résoudre un dilemme gigantesque. Per me l'Europa deve risolvere un dilemma gigantesco. Comment garder la société ouverte qui est la plus grande réalisation de l'Europe depuis 2000 ans? E come conservare questa civiltà, società aperta, che è la più grande realizzazione dell'Europa dopo 2000 anni? Garder la démocratie et exporter la démocratie. Conservare la democrazia, esportare la democrazia. Renoncer aux murs et aux barbelés, mais aussi exporter la prospérité. Rinunciare al muro e alla barbarie, ma anche esportare ma anche esportare la democrazia e la prosperità. C'est une mission très compliquée. È una missione molto complicata. Je pense que on peut résoudre ça. Si può riassumere tutto ciò. Si on travaille tous. Se si lavoriamo tutti. Mais aussi si on comprend tous les points de vue de ce drame. Ma anche se si capiscono tutti i punti di vista di questo dramma. J'écris aussi parce que je crois que la littérature et le théâtre peuvent aller plus loin que toute autre discipline dans les contradictions de l'homme. Io credo anche perché penso che il teatro e la letteratura possono andare più a fondo di ogni altra disciplina nelle contraddizioni dell'uomo. Pour moi en tant qu'auteur, l'émotion est un langage. Per me in quanto autore, l'emozione è un linguaggio. Ce qui se passe avec l'immigration, c'est émouvant. Quello che succede con l'immigrazione è emozionante. J'ai voulu capter la douleur. Ho voluto captare il dolore. La souffrance. La sofferenza. Mais à la fois la lucidité. Ma alla fine anche la lucidità. Je n'ai pas de solution. Non ho delle soluzioni. Mais je suis moi-même un réfugié. Ma sono io stesso un rifugiato. D'une certaine manière, dans cette pièce, je raconte mon histoire. In un certo modo, in questa pièce, racconto la mia storia. À l'époque du communisme, en Roumanie. All'epoca del comunismo, in Romania. J'avais dans ma tête une seule idée. Avevo nella mia testa una sola idea. Partir. Partire. Pendant 10 ans, je ne pensais qu'à ça. Partir. Durante per 10 anni non ho pensato che a questo, partire. Et que je traversais la première frontière entre la Roumanie et l'Hongrie. J'ai cru avoir la révélation de la liberté. E quando ho attraversato la prima frontiera dalla Romania all'Ungheria, ho creduto di avere la rivelazione della libertà. Je sais ce que ça veut dire penser au départ pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. So cosa significa pensare prima di partire per 10 anni, per 20 anni. Il y a maintenant peut-être 80 millions, peut-être 100 millions de gens en Afrique, en Asie, qui ne pensent que venir ici. Può darsi che ci siano 80 milioni, 100 milioni di persone che in Africa o in Asia non fanno altro che pensare di venire qui. Ils pensent à cela chaque seconde, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tout le temps ils pensent à ça. Pensano a questo tutti i momenti, per 5 anni, per 10 anni, pensano sempre a questo. Ils vont réussir à venir. Vogliono riuscire a venire. Si l'Europe ne réussit pas entre-temps d'exporter elle la prospérité. Se nel frattempo l'Europa non riesce però a esportare la prosperità. Pour ce siècle, en effet, je pense que
c'est l'objectif le plus important du monde démocratique et industrialisé. Comment faire exporter la prospérité pour arrêter une catastrophe? Penso che adesso il problema più importante per le nostre società sia trovare il modo di esportare la prosperità per evitare la catastrofe. Merci d'être là parce que le théâtre c'est une agora où le dialogue est tellement important. Grazie per essere qui perché il teatro è un agora dove il dialogo è importantissimo. Le théâtre c'est peut-être le dernier lieu de socialisation encore directe. Può darsi che il teatro sia l'ultimo luogo, l'unico luogo di socializzazione ancora diretta. Alors, on va pas résoudre le problème ce soir, mais au moins je sens qu'on a l'envie de réfléchir de manière ouverte. Certamente questa sera non risolveremo il problema, ma io sento che abbiamo voglia di pensarci in maniera aperta. Grazie Disney, ci adesso io passerei il microfono che già aveva come traduttore, lo ringrazio molto di questo, a Gerardo Guccini che appunto insegna disciplina dello spettacolo all'Università di Bologna e in qualche modo la parte conclusiva dell'intervento di Disney si chiama appunto un intervento di questo tipo con questo suo riferimento alla parte conclusiva al teatro, alla sua capacità, alla sua potenzialità. In particolar modo Gerardo Guccini è un conoscitore del percorso drammaturgico di Wisner, cioè del suo complesso, diciamo, quindi può aiutarci anche a capire appunto il percorso drammaturgico per inserire un po' questo lavoro all'interno della produzione, della scrittura di Wisner. Sì. Ho conosciuto il teatro di Mattei e Wisner attraverso una tesi di laurea. Devo dire che le tesi di laurea sono dei veicoli di conoscenza straordinari. Giuseppe Salito mi aveva chiesto: posso fare la tesi su questo drammaturgo francese Mattei Wisner, che portami qualche testo, vediamo. Come ho visto questi testi sono rimasto colpitissimo. Abbiamo incominciato, d'accordo con Giuseppe, con altri collaboratori, a curare le traduzioni dei testi di Mattei Wisner, che abbiamo dedicato una serie di incontri all'Università di Bologna. Abbiamo pubblicato due sue pièce del corpo della donna come campo di battaglia della guerra in Bosnia e Cavalli alla finestra, e queste pièce sono state tradotte, introdotte, studiate, rappresentate all'ITC, Teatro dell'Argine di San Lazzaro, l'una con la regia di Andrea Paolucci, Cavalli alla finestra, l'altro corpo della donna con la regia di Nicola Bonazzi. Ecco, vorrei dire che leggendo i testi di Wisner, continuando a seguirne la produzione, che è in rapporto di presa diretta con le esperienze emozionali della realtà, io ho l'impressione a questo punto di un dialogo a distanza fra quello che è il linguaggio drammaturgico di Wisner e l'evolversi delle situazioni di realtà. Wisner incomincia a scrivere sotto Ceausescu in Romania, e vale a dire in un'epoca in cui non si potevano nominare i problemi. Allora Wisner individua una specie di raggiungimento della realtà di sponda, cioè vale a dire, la drammaturgia, la situazione è lanciata verso una situazione che è immaginaria, che è finzionale, che è impossibile. Però ecco che la riflessione, lo sviluppo della situazione drammatica dopo viene rilanciata verso la sponda opposta, che è quella della realtà. Allora, la situazione è una situazione irreale, metaforica, con degli elementi di impossibilità. Però ecco che la situazione, svolgendosi da quella sponda, rimbalza verso la realtà e la colpisce direttamente, duramente. Wisner ha chiamato questo suo periodo la drammaturgia della terra, perché era una drammaturgia radicata in situazioni di difficoltà politica.
In Francia la drammaturgia in un primo momento prende per oggetto la crisi dell'uomo occidentale e parla più di una drammaturgia di crisi, di una drammaturgia del cielo, vale a dire di grandi problemi che entrano in conflitto. Però, guardate, Wisniewski continua ugualmente a realizzare situazioni basate su dati che sono metaforici, di irrealtà, di invenzione. Poi attraverso l'invenzione si viene a raggiungere il senso, la dinamica di quelli che sono gli accadimenti della nostra, interni della nostra civilizzazione. Adesso ho l'impressione che non sia più così. E cioè adesso mi sembra che la realtà stia fornendo al teatro di Wisniewski delle situazioni che gli consentono di parlare della realtà, dalla realtà alla realtà. Ma che cosa significa questo passaggio? Me lo sono chiesto e credo che il significato sia questo, e non è un significato del tutto consolante per la verità, perché questa dinamica della drammaturgia di Wisniewski tende a creare uno straniamento iniziale, un senso di sorpresa. Poi attraverso questo straniamento, questo senso di sorpresa che ti porta lontano dalla realtà quotidiana, tu raggiungi quella stessa quotidianità, tu raggiungi il cuore di quella realtà. Ma nella drammaturgia di Wisniewski, che come scrittore e poeta, è un momento di straniamento, un momento di differenziazione dal mondo del giornalista, dal mondo della narrazione, della testimonianza diretta, è come dire necessario, è come dire entrate nella poesia, entrate nella letteratura e poi io da qua vi porto verso delle esperienze di realtà vissute dall'interno. Bene. E io ho l'impressione che ora i fatti che stanno accadendo, una volta nominati, siano già di per sé sorprendenti, siano già di per sé stranianti, cioè ci portino lontano dalla quotidianità. Nel momento in cui si parla di una situazione e di quello che è un discorso rivolto dallo scafista ai migranti, veniamo immersi in una situazione di, come dire, di assurdità reale, di assurdità concreta. Siamo di fronte ad espressioni, siamo di fronte a considerazioni, siamo di fronte a necessità che ci portano lontano dalla nostra quotidianità vissuta. E però sono reali. E da questo stato di realtà sorprendente ci portano a compiere un viaggio, noi stessi migranti, all'interno delle cose che viviamo. Ecco, forse anche per questo serve molto il teatro, servono i linguaggi artistici per dare al nostro immaginario funzioni di ragionamento. E questo di trovare delle interfacce comuni fra l'immaginazione del mondo che viviamo e il ragionamento sullo stesso, io trovo che sia importantissimo, perché di fatto ci troviamo a vivere all'interno di realtà che, avendo difficoltà ad immaginare, non riusciamo a capire razionalmente. Per capire razionalmente occorre poter immaginare le cose, poterle immaginare per via di testimonianza, come il giornalismo, quando è grande giornalismo, ci consente, poterle immaginare per via di straniamento poetico, come l'arte dello scrittore ci consente di fare. E però ecco che una volta che la cosa è immaginata, è sentita, ci ha raggiunto emozionalmente, ecco che allora anche la riflessione, il ragionamento, non è un ragionamento di pancia, può svilupparsi intorno a oggetti che hanno mai i contorni del personalmente conosciuto. Ed è per questo che il grande giornalismo e la drammaturgia di Wisniewski, io trovo, forniscano un aiuto enorme a quella che è la nostra identità di contemporanei, perché ci consentono di immaginare e quindi di riflettere intorno al mondo in cui viviamo. Meglio per la scrittura di Wisniewski. Credo che abbiamo ancora un po' di tempo, perché
No? Certo. Dietro, hai fatto un nome? No, sì. E quindi... Di solito questi incontri durano un'oretta o poco più, quindi c'è ampio tempo per fare un secondo giro di interventi. Perfetto, Simone. Se sono interventi più stringato, naturalmente chiederei forse a qualcuno... Volevi intervenire, mi appetito un po'. No, volevo sentire. No, mi ha colpito molto. È come se quasi fosse creato... Giustamente poi Gerardo ha parlato di grande giornalismo e di letteratura, ma è curioso questo tavolo, perché noi potremmo anche parlare, no, del perché di questa drammaturgia, che è una drammaturgia post-drammatica, eccetera, eccetera, infilarci e parlare di Hans Thias Lyman e di altri che sono dei padri, però credo che ci sia una concretezza qui, che è molto più potente. Le parole di Domenico sono state molto, molto forti, e allora mi chiedevo, siccome Domenico Quirico è un giornalista che lui parla del coraggio degli altri, perché ha avuto molto coraggio, perché imbarcarsi per arrivare a Lampedusa ci vuole una certa, insomma, ci vuole un certo coraggio. È stato rapito, no? in Siria, cioè ci vuole un bel coraggio, e dalle sue parole si capisce, no? Che c'è una grande forza. Però anche Domenico, come dire, è scrittore, no? Adesso non so se c'è questa dicotomia, è curioso questa dicotomia di cui parlava Matei Visnie oppure no, ma nel momento in cui si mette a scrivere Esodo ed altri libri, Esodo che io davvero invito tutti a leggere, perché è un grande libro, ed altri, anche altri, se appartiene a questa dicotomia, perché qua abbiamo la parte culturale che dice no, attraverso la cultura si può fare molto, ma è la parte invece concreta e giornalistica di chi va, no, sul territorio e conosce, no? Allora mi sembra non è una dicotomia, come dire, stiamo dialogando, no, su questo, allora diventa più importante il tema che non la struttura o meno dello spettacolo. E per questo mi piacerebbe sentire Domenico su questo tema. Dunque, nessuno più di me vi parlerà male dei giornalisti. Cioè, io sono il campione mondiale della denigrazione della categoria, dell'ordine, di tutte queste belle cose, dei direttori, di noi stessi. Perché i giornali non sarebbero così orribili se non li facessimo così orribili. Cioè non è che un altro, non è il fatto, non è il destino, ci va a fare a 2 o 3 il giornale sull'incontro tra Trump e un tizio che amministra una fabbrica di automobili, come se questo fosse il, come dire, la svolta della civiltà umana. Allora siamo noi, con le nostre magagne, con le nostre incapacità. Ma quello che diceva il drammaturgo mi ha fatto pensare una cosa, cioè una sorta di singolare coincidenza, terribile coincidenza tra teatro e giornalismo, tra condizione del giornalismo attuale e teatro. Ma dunque, io ricordo che all'epoca della spedizione degli Ateniesi in Sicilia, i siracusani chiedevano ai prigionieri ateniesi, prima di giustiziarli, se sapevano recitare a memoria un verso di Eschilo, e quelli che ci riuscivano sono rimasti vivi. Poi non è che li hanno fatti milionari, magari facevano schiavi, però erano vivi. Allora adesso non dico che il teatro sia progressivamente finito nell'indifferenza, non mi permetterei mai, perché non è il mio terreno, però diciamo che dall'epoca in cui il teatro salvava esseri umani ad oggi, nell'incidenza sulla società che gli sta intorno, c'è stata una certa, come dire, diminuzione. Lo stesso vale in modo molto più grave per il giornalismo. Ci sono state epoche in cui quello che veniva scritto sui giornali fermava delle guerre, faccio l'esempio la guerra d'Algeria, i reportage di Le Monde, o la guerra del Vietnam, che è finita non perché gli americani hanno perso con i 4 sciamannati dei Vietcong, è finita perché l'America, leggendo, vedendo che cosa faceva il Vietnam per vincere,
si è accorta che quella guerra lì non gli apparteneva e allora ha detto basta, non la combattiamo più. Allora ci sono stati dei periodi in cui dei segni grafici su una pagina di carta ha contribuito a migliorare, cambiare, modificare il mondo che gli stava intorno, mobilitando quella che noi chiamiamo la coscienza civile, l'opinione pubblica, i lettori. Oggi forse perché i lettori non ci sono più, ma ci sarà una ragione. Che cosa mobilitiamo? Nessuno. Abbiamo fermato qualche cosa? Ci sono delle catastrofi terrificanti attorno a noi, anzi le uniche due che mi interessano, tutto il resto non me ne potrebbe fregare di meno, per dirla con D'Annunzio, cioè la migrazione e il, diciamo, l'islamismo totalitario con tutte le sanguinanti piaghe che ha imposto in vari luoghi del mondo, abbiamo contribuito in qualche modo a cambiare il rapporto tra la concezione dell'opinione pubblica e la migrazione o a fermare la guerra in Siria in 5 anni? No. Non incidiamo più sulla realtà. Ci parliamo tra di noi, forse magari anche i drammatori, ma ripeto, non voglio entrare in un campo che non è mio. Non è, rispetto all'epoca di Atene, quando prima si andava a discutere sulla guerra del Peloponneso, poi andavano a vedere la tragedia, magari da queste due cose traevano delle scelte, parlo anche di Senato, perché Atene ha perso la guerra, Atene democratica ha perso la guerra, Sparta totalitaria l'ha vinta, e questo dovrebbe farci un po' riflettere. No, noi stiamo con Atene, io sto con Atene, sempre e comunque. Allora, c'è una strana coincidenza. La seconda cosa che volevo dire, che non riguarda la scrittura, quello che mi affascina nella scrittura giornalistica è la sua caducità. Cioè io adoro sapere che scrivo per 24 ore e che il mattino dopo quello che ho scritto è scomparso, non esiste più, e devo rimettermi lì a ritrovare il contatto con la realtà per riscriverla. Questo è il fascino unico della scrittura giornalistica, che non è quello del teatro, non è quello del saggio, non è quello del romanzo, è in questa sua carattere transeunte, minimale, che mi insegna l'umiltà del scrivere. Non potrò mai immaginarmi che entro nella Pleiade perché ho scritto un articolo, ma no, il giorno dopo non se lo ricorda più nessuno, non è più niente, è carta da buttare, è fumo, è polvere, va bene per accendere il caminetto il mio articolo. E questo è fantastico, straordinario, è una lezione che io prendo tutti i giorni. Ogni volta che scrivo, guarda che non è scritto niente di definitivo, di assoluto, che resterà nella storia del mondo, è scritto una cosa che domani mattina non esiste più. Allora, detto questo, il fenomeno della migrazione, per tornare alla cosa che in realtà mi interessa, è un fenomeno nella parte, diciamo, di coloro che la sfruttano, profondamente radicato nella società capitalistica di oggi. Faccio la parte. Quando c'era il marxismo in voga, io non ero marxista, lo sono diventato quando il marxista è morto, perché mi piacciono le cose. Allora, il passeur, quello che noi chiamiamo scafista di terra e di mare, non è un personaggio che nasce dalla barbarie di mondi periferici rispetto al nostro meraviglioso mondo occidentale globalizzato. È un signore che in Mali, in Libia, in Turchia, in Siria o in Eritrea, applica con metodo straordinario i principi capitalistici del guadagno. È uno che fa logistica, prende degli oggetti che accidentalmente sono anche degli esseri umani e li deve portare da qua a qua, spendendo il meno possibile e guadagnando il più possibile. Lo scafista non parlerà mai con il... Io ne conosco decine, centinaia, se volete ve li presento. Non mi volete invitare in salotto perché non sono tanto presentabile. Quando io sono andato dal mio scafista, o dai tanti che ho dovuto contattare per trovarne uno che mi portasse, non è che mi hanno chiesto, ma perché tu deficiente, che evidentemente sei occidentale, hai soldi, non prendi l'aereo e con 120 euro vai da Tunisi a Roma in un'ora, perché vieni da me e mi dai 1.000 euro, sei disposto a darmi 1.000 euro per magari morire annegato nel... Non me l'ha chiesto, non gli interessa.
sia opaco, io sia pazzo, che sia povero, che io sia ricco, che sia bianco, nero, non gliene potrebbe pagare di meno. L'importante è che pago. L'unica domanda che mi hanno fatto gli scavisti, lì e in altri luoghi, ce l'hai i soldi? Sì, ce l'ho, fammeli vedere. E una volta che hanno visto i soldi e l'hanno presi, io posso fare qualsiasi cosa. Devo semplicemente scatolarmi in un luogo il più piccolo possibile per farcene stare il più possibile. E fanno dei miracoli, Usano dei camion da miniera, perché nei camion da miniera possono mettere più gente che in un camion normale. In una barca di 12 metri, quella con cui ho fatto il viaggio, ci stavano 113 persone. Sfido il responsabile della logistica della Fiat Chrysler a fare lo stesso miracolo. Allora, non sono gli unici che guadagnano su questa cosa qua. Guardate che sui più poveri del mondo, che sono i migranti, che non hanno niente, che ne dica Salvini, e i suoi telefonini, che non ha neanche lui, che non è vero, ci guadagna un sacco di gente, lo scafista, che applica i principi del capitalismo produttivo con degli esseri umani, che è una roba nostra, non è una roba delle savane del Sahel, è una roba nostra, applica delle regole nostre. Si troverebbe benissimo a Wall Street in borsa, quello lì, perché sa come funziona la macchina. Ci sono i gendarmi, i poliziotti che li piluccano ad ogni passaggio il poco e il niente che il migrante ha, da 5.000 km a qua. Sapete quanti posti di blocco, quante frontiere, quanti arresti intorno ai migranti? Ma centinaia! E ognuno gli prende qualche cosa, le scarpe, la maglietta, il telefonino, qualcosa. E poi ci sono qua. Qui c'è gente che si fa milionaria con i migranti, Quelli che avevano l'alberghetto a ore dove non ci andava nessuno, perché non aveva una stella, ne aveva mezza, e che hanno riciclato il loro alberghetto come centro di, come si dice, di assistenza, non so come si chiama questa burocrazia ministeriale, no? di accoglimento, di accoglienza, e ci guadagnano tutti i mesi, 365 giorni l'anno, tutte le camere piene. E paga non lo Stato italiano, ma l'Unione Europea, perché questo bisogna anche dirlo, l'Unione Europea. Allora c'è un sacco di gente che si fa i soldi sui migranti e c'è un sacco di gente che si fa i soldi politici sui migranti. Bene, evidentemente quelli che dicono che i migranti sono tutti degli assassini potenziali, dobbiamo buttarli fuori, con questo sono saliti 0, qualche cosa negli umori popolari o impopolari. Ma anche gli altri, i cosiddetti amici dei migranti, quello è il capolavoro mondiale dell'ipocrisia. È gente che i migranti li usa per i loro piccoli giochi di potere all'interno dell'Unione Europea. Il defunto presidente del Consiglio di questo paese, che cosa faceva dei migranti? Andava a Bruxelles e diceva: ah, io ho salvato 2 persone, allora mi lasciate sforare di 23 punti dal PIL per il prossimo anno. Per quello gli servivano i migranti, quello gli servivano i migranti. Quella è ipocrisia. Allora, tutto questo è qualcosa che ci appartiene nel male nostro, non nel male che viene da fuori. È qualcosa che rampolla dentro di noi, negli umori più torbidi e lerci di quello che noi siamo. E questo dobbiamo rifletterci. E poi c'è tutta la parte, va bene, la meraviglia di quelli che si battono per i migranti, li aiutano, li salvano. Tutto questo esiste, ma non possiamo dimenticare il lato oscuro di questa storia, che è una storia nostra, di quello che siamo e che e invece dovremmo essere, ma che non siamo. Proprio per questo forse il marxismo non è morto, proprio per questo. Però io girerei questa, qui tanto bene non sta nessuno, c'è Woody Allen. Dio è morto, Marx è morto, ma neanche io sto tanto bene. Però io girerei, se mi consentite, queste osservazioni di Quirico a Wisneck, così li ascoltiamo, soprattutto forse nella parte in cui Quirico notava una cosa che chi si occupa di teatro, chi si occupa di cultura, di arte, con la quale ci si misura, cioè di rilevanza, di chiedersi dove la parola, dove va, che pubblico incontra, che comunità incontra, che senso ha la parola del teatro, che non è solo una parola scritta naturalmente, adesso è perso a
cortesemente evitato di parlare dello spettacolo, che sarebbe un argomento che era anche interessante, però il teatro è anche la parola agita, quindi è anche e soprattutto qualcosa che in fondo muore, esattamente come diceva Quirico, altri tipi di interventi che sono più effimeri, nel senso di effimero, esatto. Però chiederei a Lisnek di dirci qualcosa su questo, cioè come scrittore, come drammaturgo, naturalmente non ci si può non chiedere il peso della propria parola su temi così enormi, così rilevanti. Je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais je vais raconter mon rapport avec la parole. E non so se risponderò esattamente alla questione, ma io voglio raccontare il mio rapporto con la parola. Quand je vivais en Roumanie, par exemple, à l'époque de Ceausescu, j'ai écrit beaucoup sur la manipulation de l'individu par le pouvoir. Quando io scrivevo in Romania all'epoca di Ceausescu, io ho molto scritto su argomenti come la manipolazione dell'individuo da parte del potere. Sulle forme del lavaggio del cervello. Sulle forme del lavaggio di cervello. Sur la pression de l'idéologie unique. Sulla pressione dell'ideologia unica. Il fallait dénoncer à cette époque-là le totalitarisme. A quell'epoca era necessario denunciare il totalitarismo. Je découvre aujourd'hui que je suis dans la même logique. Io scopro oggi che sono nello stesso ordine logico. Je ressens le besoin de dénoncer le totalitarisme de la pensée politiquement correcte. Devo denunciare il totalitarismo del pensiero politicamente corretto. Ma è istintivo chez moi. In me è istintivo. Lorsque quelqu'un parle avec la langue de bois, je le sens. E quando qualcuno parla avec la langue del potere, politichese, lo sento subito. C'est grâce à mes années passées en Roumanie, parce que j'ai tellement entendu la langue de bois. È grazie ai miei anni che ho passato in Romania, perché ho talmente sentito la lingua del politichese che oggi in Occidente, dès que j'entends un homme politique qui parle et ne dit rien, che oggi quando in Occidente sento un uomo politico che parla e non dice niente, je sursaute, io ho sorpassato, io reagisco. Et je réagis comment? Par l'humour, par l'ironie, par la satire. E come reagisco? Con nell'umorismo, con la satira, con l'ironia. Par l'humour noir. Con l'umor nero. Par le rire, évidemment. Con il riso, evidentemente. Pour moi, même en Roumanie, écrire contre le pouvoir, c'était pas suffisant. Per me, anche in Romania, scrivere contro il potere non era sufficiente. Il fallait en même temps écrire une bonne page de littérature. Era necessario nello stesso tempo scrivere una bella pagina di letteratura. Même aujourd'hui quand j'écris sur les immigrés, sur le phénomène de l'immigration, anche oggi quando scrivo sugli immigrati, sul fenomeno dell'immigrazione, tout d'abord je veux que ça soit une bonne pièce, que ça soit de la littérature. Io voglio in primo luogo che si tratti di una bella pièce, che si tratti di letteratura. Ce que je déteste le plus au théâtre, c'est le côté didactique et pédagogique. Quello che detesto di più a teatro è il lato pedagogico e didattico. Plus je vieillis, plus je sais que oui, je dois transmettre une information. E più invecchio, più so che devo trasmettere un'informazione. Oui, j'ai un message à transmettre. Certo, ho un messaggio da trasmettere. Mais je veux transmettre ça par la captation de l'émotion humaine. Ma voglio trasmettere ciò attraverso la captazione, la cattura di un'emozione umana. Je crois que je suis né avec cette boussole à l'intérieur. Io sono nato con questa bussola dentro di me. Je peux lire des journaux ou des pêches, des articles. Posso leggere molti articoli di giornale. Des centaines. Centinaia e centinaia di articoli. Et de temps en temps, je tombe sur une phrase et je me dis, ici se cache une situation dramatique. E ogni tanto mi imbatto in una frase e dico, ah, qua si nasconde una situazione drammatica. E c'è là che il teatro comincia a pulsare, come un teatro. E lì comincia il teatro a pulsare. Je vous donne un exemple. Vi do un esempio. Dans ma pièce, il y a un personnage qui ramasse les cadavres sur une île grecque. Nella mia pièce c'è un uomo che raccoglie i cadaveri su un'isola greca. Ed è un giornalista che viene lui demander un'intervista. E c'è un giornalista che gli viene a chiedere un'intervista.
Il dit, les cadavres, je ne suis plus sensible à la mort, il y a trop de morts. E l'uomo dice, ah, i cadaveri, non sono più sensibili alla morte, ci sono troppi morti. J'ai un problème avec l'Union Européenne parce que je n'ai pas assez de sacs en plastique pour mettre les cadavres dans les frigos. Ma ho un problema con l'Unione Europea perché non ho abbastanza sacchi di plastica per mettere i cadaveri nel frigo. C'est là que le théâtre se cache. È lì che si nasconde il teatro. Lorsque on a une situation hilaire ou grotesque, absurde, où la contraddiction fait exploser quelque chose. Perché lì c'è una contraddizione ironica, grottesca, assurda che fa esplodere qualcosa. Voilà, vous allez peut-être rire aussi en voyant ce spectacle. Può darsi che vedendo questo spettacolo riderete anche. Oui, le rire, c'est une manière de comprendre les drames de l'humanité. Ridere è un modo per comprendere i drammi dell'umanità. Facciamo una. No, se c'è. No, vediamo. Siamo, diciamo, come vedete l'organizzazione qui è ferrea, quindi. No, giustamente, anche perché lo spettacolo è in scena qui, ma i Gobetti fra poco, quindi dobbiamo dare tempo a loro di. Però possiamo andare, voi potete fermarvi qua, a lungo. Se c'è qualcuno che vuole approfittare appunto degli ultimi minuti per porre una questione. Prego. Io non ho visto ancora lo spettacolo, andrò a vedere. Volevo solo chiedere, c'è all'interno dello spettacolo, volevo solo chiedere, innanzitutto grazie per la bella presentazione, e poi volevo chiedere, all'interno dello spettacolo, lei come regista e lei come scrittore, avete dato una chiave morale alla pièce oppure avete lasciato che la moralità venisse fuori ognuno per se stesso, cioè ogni spettatore può vedere se c'è una forma morale in questo spettacolo. Esce lo spettatore con l'idea di cambiare la sua visione oppure consolidare una visione negativa o positiva? Non so se mi sono spiegata. Morale è una parola morale, molto difficile, sì, e complessa. Esatto, ecco. In genere io tendo a non dare morali, credo nemmeno Matteo Vigliacca a dare una morale sullo spettacolo. Si evidenzia delle contraddizioni, ci sono dei drammi, e poi il pubblico, che ognuno si dà la sua visione, perché non credo che sia questa la funzione del teatro, di dare un morale. C'è l'idea. Che morale ha quello al pezzo? Ma è una domanda, secondo me, non precisa, no? Perché non c'è una morale, c'è, sono dei significati che possono essere portati più in superficie o meno, o tenuti più sotto pelle, e poi è il pubblico ha una funzione, non siete tutti uguali, il pubblico è fatto da persone che in quel momento lì sono tutti uguali, certo, come funzione. Ognuno ha la sua testa, ognuno ci legge, ci immagina cose diverse. Credo che l'arte contemporanea, Toto ci abbia insegnato questo, che il pubblico ha una grande funzione. Per dirla, per parlare su analogie, su cose che sono dette stasera, dico solo che chi conduce come un caronte il pubblico attraverso lo spettacolo è uno scafista. Quindi per dire che lo scafista è una specie di caronte che porta il pubblico in questo viaggio, e lo paragona anche a, gli dà una serie di istruzioni durante il viaggio, che sono quelle che si danno per fare un viaggio di traversata di migranti. C'è tutto un rapporto di metateatro, logicamente, perché ci sono delle analogie, c'è un gioco in questo, ma anche lì è uno scafista che non è il cattivo, è uno. Questa è un'altra visione simile, sentito anche, no? Che è uno che fa questo mestiere e lo fa per guadagnarci, lo fa per vivere, ma ha pure una sua etica nel far questo, no? Allora, per dirle, non c'è una morale, c'è, no? Per paradosso, il pubblico è condotto da uno scafista. Grazie.
Comme vous, je n'ai pas vu le spectacle. Come voi non ho visto lo spettacolo. Mais moi, je n'ai jamais été metteur en scène ou comédien. Ma io non sono mai stato né regista né attore. Donc je suis très curieux de voir ce que Beppe Rosa a fait de mon texte. Quindi sono curiosissimo di vedere quello che Beppe Rosa ha fatto del mio testo. Et mon plus grand plaisir quand je découvre mes pièces montées. E il mio più grande piacere quando scopro le mie pièces rappresentate. C'est de voir que le metteur en scène a mis en valeur des choses auxquelles je n'avais pas pensé. E quando vedo che il regista ha messo in evidenza delle cose alle quali io non avevo pensato. C'est ça le théâtre, une complicité extraordinaire. Questo è il teatro, una complicità straordinaria. Je suis le premier étage. Io sono il primo livello, il primo piano. Et après c'est le metteur en scène, c'est aussi les comédiens, c'est le scénographe, c'est l'éclairage, c'est la musique, c'est la chorégraphie. E dopo c'è il regista, ci sono gli attori, c'è la scenografia, ci sono le luci, ci sono i tecnici. C'est pour ça que nous sommes là et que nous aimons le théâtre. C'est tous les arts confondus dans une seule représentation, en effet. Et per questo che amiamo il teatro, sono tutte le arti fuse in un'unica rappresentazione. Alors merci Beppe Rosso de me surprendre. Allora, grazie. Direi che possiamo chiudere qui questo nostro incontro che a me sembra, confrontandolo anche col panorama degli incontri di retroscena, sia stato particolarmente incisivo e interessante. Per questo voglio esprimere da parte del Teatro Stabile la gratitudine alla compagnia di Beppe Rosso, a tutti i nostri ospiti, e vorrei anche un pochettino incoraggiare il giornalista Domenico Quirico, che il suo mestiere, per quanto in crisi, come sono in crisi i giornali oggettivamente, non è così caduco, non è così effimero, come lui in un esercizio di feroce umiltà ha cercato di fare di fronte a noi, ha creduto di farci credere. No, i tuoi articoli, qualche cosa insomma rimane, anche oltre le 24 ore. Dolore dell'uomo, che è la materia su cui io lavoro, e metto le mani nel dolore dell'uomo, che è il suo più grande tesoro, come dico io, il suo più grande tesoro. Il secondo elemento, la commozione. Non c'è giornalismo senza il passaggio obbligatorio della commozione, tra la mia testimonianza e quello che il lettore, se c'è ancora e se c'è, apprende da quello che io scrivo. Certo. In questo senso forse faccio teatro. Assolutamente sì. Tutti noi ti ringraziamo perché sei venuto a questo incontro, come ringraziamo Vizniec, e ti invitiamo a non mancare l'opportunità di vedere anche questo spettacolo. Va bene. Grazie a tutti voi.